l'Italia può dire benvenuta sinistra, quell'oggetto rimosso, demonizzato, che ha a che fare con la giustizia sociale, che ha a che fare con la qualità della vita, che ha a che fare con la qualità e la quantità dei diritti. La rarefazione di sinistra, la scomparsa della sinistra, ha accompagnato il peggioramento delle condizioni materiali di vita di milioni di famiglie e di italiani. La restituzione di diritti è propedeutica al risanamento dell'economia, al rimettere in piedi una stagione di produzione di ricchezza. Questa campagna elettorale è un po' curiosa, se ci pensate. Normalmente ci sono diversi schieramenti politici che vivono la contesa candidandosi a vincere le elezioni per governare il paese. In Italia non sta funzionando così. In Italia c'è un solo schieramento che si candida a vincere e a governare, ed è lo schieramento di centro-sinistra. Ci sono tutti gli altri schieramenti che si candidano ad ipotecare questa vittoria. Ci presentiamo, lo voglio dire diciamo con semplicità, non come la forza politica che si candida attraverso la mia persona a tirare la giacchetta a Pierluigi Bersani, a vivere la propria presenza sulla scena pubblica, diciamo, esercitando il diritto di interdizione e il diritto di veto, aumentando i decibel relativi alla nostra radicalità. Noi vogliamo esprimere un radicalismo di governo che consenta, diciamo, una buona qualità delle politiche riformiste.